tale movimento qui che sembra un comizio di Squillo, non puoi sbagliare. Riteniamo che questo gruppo non uscirà allo scoperto fino a che non troverà un buon appoggio qui alla Buon Costume. Hanno detto che la sua setta permette un piccolo gioco, ma è contraria al ritorno delle grosse bische. Ma veramente possono fare questo alle votazioni? Possono fare quello che vogliono. È un animale. È insolente. Ci serve. Polizia. Ah, ma non è possibile. Autopattuglia 13A42, usare codice 7, unità settore 37, stato d'emergenza. Ripeto, la chiamata dal 4312 della 32esima strada ovest è per presenza individuo non identificato che turba la quiete pubblica. Agente Davis, abbiamo trasmesso comunicazione comando, attendiamo conferma, rimanete sul posto. 47 Nolan 12, intervento codice 2. Adam 68, ricevuto, passo. Unità 47, riprendete pattugliamento. 37 centrale, chiediamo rinforzi. 332 West Side, angolo terza. Due uomini armati asserragliati in una drogheria. Hanno due donne in ostaggio, più il proprietario. Codice 3. Poi quello che proponi è gioco d'azzardo. Non lo farai nella mia zona. Ma il gioco è nato con il popolo cinese. Non ti permetterò di aprire la tua bischera. Vuoi forse denunziarmi ai poliziotti? Se volessi non dovrei cercare lontano. Eccone due là. Ma non mi servono. Ho i miei metodi per fermare gente come te. Sto perdendo il mio tempo. Sei l'unico a rimetterci. Stai attento a non spezzarti. Sono troppo grasso per rompermi. Dove sei? Ehi, dove sei? Oh! Che diavolo è stato? Non era di certo spumante. Chiamala omicidi, c'è un cliente per loro. Forse abbiamo una traccia per quell'assassinio. Circola la voce che si sia organizzato un nuovo gruppo indipendente che vorrebbe introdurre il gioco d'azzardo in Chinatown. Come puoi collegarla all'omicidio? Dovrebbe interessare la Buon Costume. Si ritiene che l'operazione sia condotta da gente senza scrupoli e con appoggi importanti. E riteniamo che questo gruppo non uscirà allo scoperto fino a che non troverà un buon appoggio qui alla Buon Costume. Poliziotti corrotti. È già successo. E la morte del boss cinese dipenderebbe... Chi lo sa? Vediamo di giocare d'anticipo. Qualcuno sta preparando una strada alla Buon Costume. Uno al di sopra di ogni sospetto. Suggerimenti? Cerca un po' agli affari interni. Vedi se controllano già qualche nostro elemento. Forse è il tipo giusto. Scordatelo. Sono due anni che stai seduto ad una scrivania perché quello con cui lavoravi ha preso dei soldi da uno spacciatore di droga. Era un pagamento. Quello che era, però lo stai ancora pagando. Parlamene ancora. Il comando ti dà la possibilità di rimettere le cose a posto. Ma quanto sono buono. Ti ricordi come m'hanno distrutto? E mi chiedono di fare lo stesso servizio ad un altro. No, mai. Chissà quando ti si offrirà un'altra possibilità. Tu non mi incanti? Certo, Jack. Affoga. Scusami, Eddie. Andiamo.
T'offro da bere. Un'altra volta, Jack. Qualità Rossa Lavazza presenta il nuovo servizio Serie Oro. Un insieme perfetto, dalle linee armoniose, bello ed elegante in tutti i dettagli. Te lo regalano le confezioni doppie e quadruple del tuo caffè Lavazza. Raccogli i punti diamante che trovi sulle multiple Lavazza. In più per te oggi c'è la straordinaria caraffa termica che rende ancora più ricco il nuovo servizio Serie Oro. Bellissimo! Le multiple Lavazza. Per gustare in ogni momento la tua miscela preferita e non restare mai più senza caffè. Sorpresa! Kinder Sorpresa stimola la sua fantasia e la sua voglia di conoscere con un gioco sempre nuovo che nasce tra le sue mani. Il cioccolato è Kinder, con più latte e meno cacao. Kinder Sorpresa esaudisce 3 desideri in una volta sola. Solo alle banane migliori. L'uomo del monte ha detto sì. Sì al meglio, sì alle banane del monte. Da Coin, un tepore che scalda il cuore. È tornato Arnold Schwarzenegger in Terminator 2. In videocassetta Penta Video. Love, love, boy. Love, 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 love. Lovable. Che bello essere donna. E in autunno è ancora più bello essere donna, con sconti fino a 15.000 lire su tanti splendidi capi. Ci sono merende che hanno gusto e altre che ne hanno meno. Kinder Delice nutre con ingredienti semplici, ricchi di bontà. Kinder Delice, tanto gusto in più per una sana merenda. Nuovo gran foulard copripoltrona Bassetti, solo per la poltrona. Presente? Domani sera ricordate che alle 20.40 c'è Affari di Famiglia. Ci saranno altri 3 casi, io sono nel banco degli imputati, non lo sono, non ancora perlomeno. Domani sera presenterò e quindi vi aspetto tutti alle 20.40 su Canale 5 per Affari di Famiglia. Il signor Lee è morto. Dovevi trattare solo con lui per il gioco d'azzardo. Non l'avrebbe permesso. Solo questo? Ha detto che la sua setta permette un piccolo gioco, ma è contraria al ritorno delle grosse bische. Hai fatto qualcos'altro oltre che parlare con lui? No. Ora che il signor Lee non vi ostacola più, voi potete aprire e noi del Hualing vi aiuteremo. Il Hualing impari a pazientare. Il signor Lee era un uomo potente, capo di una setta. I passeri devono stare attenti quando abbattono un elefante. La nostra famiglia ha accettato di avere rapporti con voi. Ma quando ti si chiede di parlare con qualcuno, si deve solamente parlare. Le partite di picchetto di Mahjong inizieranno stanotte. E per la buon costume. Non preoccuparti, passero. Vedrai che la polizia si dimenticherà di Chinatown dalle 9 di sera alle 5 del mattino. Va. È un animale. È insolente. Abbiamo bisogno di lui e dei suoi giovani amici. Mena.
Ma non mi dire, ecco il numero uno dei promossi. E dimmi una cosa, Migro, è strettamente confidenziale. Come l'hai ottenuto? Sì, grazie. E vorrei parlare con la signora Migro. Non sapevo che non c'era più. Sa dove lavora adesso? Sì, sì, la conosco, grazie. Jack, come stai? Bene, e tu, Connie? Anch'io, bene. E come stai, Sheila? Oh, in forma. Ha preso tutti i 10 nel primo semestre. Le piace la scuola. È brava. Lo sai, mi ha mandato gli auguri per il mio compleanno. Lo sapevo. Anche qui. Come al solito. Escludi il mondo, eh? Ho chiamato dove lavoravi prima e mi hanno detto che te n'eri andata. È da più di un anno che lavoro qui. Ti piace? È gente a posto. Sai che non parliamo da quando mi chiamasti in piena notte mezzo ubriaco? Quando è stato? Più di un anno fa. Non capii una sola parola del tuo discorso. Che significa, Jack, la tua venuta? Non posso risolvere un problema girando in tondo ubriacandomi perché non c'è uno con cui parlare. E qualcuno magari che ti rincuori. Mi dispiace, Jack. Anch'io non ho avuto nessuno con cui parlare. 2 anni fa mi hanno bloccato la carriera e ora mi danno una possibilità. Mi offrono questa promozione come una bella carota davanti a un muro. Ma veramente possono fare questo? Possono fare quello che vogliono. Mi hanno messo al primo posto in classifica con quel falso 99 negli orari. Nessuno ha preso mai 99. Quei tizi su al comando non scordano mai. Cosa vogliono? E non ti mollano. Non ti mollano più, ma ti usano. Ma per fare cose? E che ne so. Sei certo di non avere scelta? O faccio quello che dicono o sloggio. Grazie, Connie. Ma di cosa? Mi ha fatto piacere vederti. Anche a me. Che c'è, Parwell? Abbiamo perduto l'investigatore di terza. Stiles? Ha superato gli esami. L'ufficio del personale dovrà mandarci qualcuno per sostituirlo. E dovremo spiegargli le sue mansioni? Temo di sì. Ma per te sarà come un passatempo. Sembra fatto apposta. Ora che Stiles aveva imparato a mangiare con i bastoncini. Si è liberato un posto di investigatore di terza. Proprio alla squadra buon costume. Ma che coincidenza. Ok, Jack. È vero che ti stiamo forzando. Cerchiamo anche di farti un favore. Nero, certo. Si vede che siete dei buoni. Da chi mi presento? Lunedì mattina alla centrale. Chiedi del sergente Parwell. Emmett Parwell? Lui. Lo conosci? Sì, lo conosco da un pezzo. Non penserete che ha le mani sporche? Quello che noi sappiamo di sporco ce lo dice la squadra affari interni. E tu lo saprai contemporaneamente a noi. Il nome del tipo è Zucker. La libratore? Sì, il suo ufficio, quello per le scommesse, è in una soffitta dietro una stireria. Ci sono donne che cuciono a macchina. Dov'è il posto? Nell'82esimo. Proprio a 2 passi da qui. Mentre voi arrestate Zucker, altri di noi piomberanno nelle sue agenzie sparse per tutta la città. Dovrebbe andare. Domande? Ok. Pronti per le 11? Ci saremo. Mi terrò in contatto.
Posso aiutarti? Sono Jack Magro e sto cercando Emmett Parwell. Ben arrivato, Dave Mansi. Leo Luna, il mio collega. Salve. Ciao. Ti porto da lui. Ehi, sergente, c'è il nuovo investigatore di terza, il sergente Parwell. Ciao, Emmett. Permetti? Come va? Sei cambiato. Come tutti. So cosa hai passato. È stata dura, eh? Adesso dobbiamo rimetterti in pista. Voglio farlo. Hai mai lavorato nella Buon Costume? Va tutto bene. Allora, comincerai oggi stesso. È in corso un'azione contro un allibratore. Tu, Leo, occupati dell'uscita posteriore antincendio e tienila chiusa. Non deve passare a nessuno. Io e McGraw pensiamo all'uomo. Starà registrando gli incassi. State calme, signore, entriamo solamente. Ah, se gli dai fuoco ti faccio saltar via la mano. Questa è la prima lezione, Jack. Scrive le sue cifre su una carta speciale. Basta il contatto del sigaro per ritrovarci della cenere e non più prove. Ma non è possibile, signore. Sì, signore, perché non tornate al lavoro? Aspetta, ci pensiamo subito di tutto. Siamo riusciti a beccare tutti i suoi agenti, ma non in tempo per recuperare i loro conti. Per un pelo non succedeva anche a noi. È stato un chiariva per primo con il sigaro del caro Zucker. Che dobbiamo fare con questa roba? Ci sono delle prove, documenti, conti. Tutta una scrivania. Chiedi quello che vuoi, fratello. Ah. Sai quanto vale questo, Jack? Questa è l'unica registrazione esistente delle scommesse del signor Zucker in nostre mani. Guardi che faccio, signor Zucker. Quando uscirà di prigione, signor Zucker sarà occupato con il telefono giorno e notte. Quanto credi che rimarrà dentro? Per le scommesse clandestine potrebbe beccarsi qualche mese. Oh, non temere, l'avvocato lo tira fuori subito. E allora ridiamo. Che succede? Bruciando l'elenco salta il banco. Quando si verrà a sapere che le liste delle scommesse sono andate tutte distrutte, anche quelli che non si sono mai sognati di scommettere un cent diranno di aver giocato. E dato che il signor Zucker non può controllare se ci siano state o no quelle scommesse... Che succederà? Il signor Zucker pagherà. 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 Come pagherà. Ah. C'è movimento? Vuoi sfottere? C'è un tale movimento qui che sembra un comizio di squillo, non puoi sbagliare. Ok, com'è la prassi? Lascio che una mia deschi, salgo in camera e poi? Io sarò dietro la porta. Farai il segnale come c'è l'infrazione. Tossirò tre volte. Allora entro e il gioco è fatto. Ah, Jack. E la cintura. Hai la pancia piena, non sei un poliziotto. Non mi fare scherzi, entra subito. Eh? Appena fai il segnale. Che fai? Dici che non sei un poliziotto? Voglio esserne certa. Sembra un poliziotto. Lo sono tutti per me. Ok, parliamo di soldi. Tu mi dici che vuoi, io te ne dirò il costo, va bene? Sbrigati, non posso mica starci tutto il giorno. Questa è una cravatta molto cara.
brutta tosse. Non avrai mica l'influenza. Ho qualcosa che non va giù. Polizia. Oh, ma non è possibile. D'accordo, bamboccio. Stavolta hai riso tu. Ma sta attento, stai molto attento. Oh, guarda. Entrate. Prego. Bibita? Certo. Oh, grazie, no. Elegante, vero? Sì, a gusto. Prima viveva in un grazioso ranch fuori città. Ah. Allora? Che aspettate a sedervi? Allora, signori, siete venuti per arrestarmi o solo una visita? È molto che non ti sentiamo. Molto lavoro, sai. E puoi parlarci di questo o dobbiamo indovinare? C'è l'arresto di un libratore che lavorava nella soffitta di una sartoria, il fermo di un pazzo alla stazione degli autobus, una caccia di 2 giorni in un parcheggio a un venditore di foto pornografiche e la scoperta di uno sfruttatore denunciato dalla sua donna perché la picchiava troppo forte. Sei mai entrato in Chinatown? No. E se volete sapere, credo infondati i vostri sospetti. Gli uomini che ho incontrato finora per me sono puliti. Forse sei tu che li vuoi credere puliti. Senti, tenente, m'hanno fregato così e so come ci si sente. Questo è un lavoro. Quando troverò qualcosa, ve lo dirò. E niente di più. Nessuno te lo chiede, Jack. Ci terremo in contatto. Se vedi qualcosa di interessante per noi, telefonaci. Certo. Se vedono arrivare molte delle nostre macchine, fanno sparire tutto. Se invece è una sola, possono pensare che siamo venuti per pranzare. Gli altri parcheggino poco lontano in attesa di una nostra chiamata. Cosa stiamo cercando? Le loro sentinelle. Guarda quel giovane all'estofante, Waling. Sembrano tutti che siamo qui prima che riusciamo ad arrivare in fondo alla strada. Guarda lì, quello seduto sulla cassa. Dentro stanno giocando, ma non devi spaventarlo. Faranno sparire tutto se lui comincia ad agitarsi. Victor 2, qui è Victor 1. C'è movimento nella macelleria. A metà dell'isolato dalla parte sud di New Low Street. Dateci 2 minuti dal vostro ok per prendere posizione. Niente. Solo una montagna di anatre. Se c'è una partita, qui l'hanno nascosta molto bene. Questi nascondono una nave in un bicchiere. Ehi, venite a vedere. Bene, altre 4 anatre morte. Calze Collan Sauber, il benessere delle gambe nei colori moda, presentano? Hai detto addio al tuo paese? Sì, a tutto tranne che a te. Sì, a tutto tranne che a te. Allora, bravissimo. Allora ho conquistato il tuo cuore. Allora ho conquistato il tuo cuore. Ma questo sembra uno con l'asma. Cioè, qui c'è una lunga pausa in cui lei lo annusa. No, basta, non troppo, cioè non annusi il troppo. Vento è con noi, salpiamo. Il vento è con noi, salpiamo. Questo amore comunque. Questo è amore. Domani alle 20:30 su Rete 4.
Lavare un capo colorato è un problema. Se poi è macchiato è un doppio problema. E a furia di lavare le macchie van via. Ma i colori... Ma oggi c'è una novità. La doppiazione di Dixan Color con protettore dei colori. Guarda! Mentre le sue sostanze attive rimuovono le macchie, il protettore dei colori aiuta i colori a rimanere sempre brillanti. Nuovo Dixan Color. Campione contro le macchie per colori da campione. La calvizie avanza sul lato destro, sta per arrivare in area! No, non così. Oggi potete fare molto per i vostri capelli con una semplice telefonata. MediCenter, l'istituto che vi propone il check-up completo e gratuito dei capelli. Un accurato esame che indicherà la soluzione più adatta al vostro problema. La telefonata non ti costerà nulla e avrai un appuntamento riservato. Il check-up completo e gratuito, la soluzione adatta al tuo problema. Hai problemi di capelli? Soluzioni MediCenter. Caffè Splendid oggi ti regala le calde chicchere, il servizio da caffè con l'esclusivo coperchio termico per mantenere intatto tutto l'aroma del tuo caffè. Caffè Splendid e le calde chicchere, il piacere di svegliarsi è servito. In prima visione TV, un grande colossal della penta distribuzione, le montagne della luna. Due uomini destinati alla leggenda misero in gioco le loro vite per un sogno. Stivali. Trovare le sorgenti del Nilo. Levami, presto! Prendo le munizioni! Sta fermo dove sei o penseranno che scappi! In quel sogno credevano ed erano pronti a combattere fino in fondo. Il mistero delle sorgenti del Nilo. Chi sarà il primo che riuscirà a svelarlo? Era stata l'Africa, lui. E solo l'Africa poteva dimenticarli. E nessuno al mondo li avrebbe più dimenticati. Le montagne della Luna. Giovedì alle 20:30. Su Rete 4. Ciao. Siamo stati a Chinatown. Per quale motivo? Una partita di Mahjong. Quattro vecchi imbacuccati a giocare nichelini in un frigorifero. Non ho visto banconote. Sembra che questo ti diverta, McGraw. Beh, sì. E mentre compivate questa eroica missione, si è mossa una valanga. Abbiamo ricevuto l'informazione che tre grosse bische lavorano tutte le notti e per tutta la notte. Un gioco pesante e nessuno di voi si è mosso. E questo sembra confermare il sospetto che qualcuno della buon costume è marcio. Nessuno di loro mi ha contattato. Agisci in modo che lo facciano. Non risparmiamo tempo se gli chiediamo direttamente chi prende i soldi? Ora ascoltami. Al comando sono certi che con la morte del vecchio boss le cose sono precipitate. Era lui a impedire il gioco? Siamo certi di sì. E poiché era un capo rispettato, era necessario il suo consenso. Ma cosa dite mai? Prima dei sporchi poliziotti e adesso un omicidio. Non ti stiamo dicendo niente, Negro. Ti chiediamo soltanto di scoprirlo. Dato che ci sono, vi serve nient'altro? Auguri di buon anno, signori. Tanti auguri. Signori, la famiglia desidera sapere che intendete fare con il nuovo collega McGraw. Vi avevamo già pregati di darci la vostra risposta. È una cosa delicata e dobbiamo agire con cautela. Che cosa possiamo fare? La scelta è abbastanza limitata. Uno, dividere con McGraw. Due, cercare di tenerlo all'oscuro, il che diventa sempre più difficile. Tre, restituire i soldi alla famiglia Choi. No, parlare a McGraw mi rende nervoso. Non t'ho visto nervoso quando hai intascato quella bella bustarella. Io me lo sono studiato. All'inizio sembrava un tipo spaesato, ma si è ripreso in fretta. Davvero lo ritieni un buon poliziotto? Quello che ci serve è... Uno a cui piace stare dalla parte dei soldi. Una volta li ha presi. Ma non è una cosa sicura. Non c'è mai stata nessuna prova contro McGraw. Potrebbe essere una buona copertura per lui. Può darsi. Se è stato condannato innocente potrebbe desiderare di ripagarsi. Gli chiedo di entrare. Sergente, ma questo è un soprusso. Dovrò essere convocato in questa prigione tutte le volte che una femmina vagabonda dichiara di essere Phyllis Roy. Ma signore, lei non è stava...
Perché i poliziotti bussano invece di suonare il campanello? Abitudine. E il suono del campanello copre a volte i rumori interni. Volevo vederti, Connie, e non ho telefonato prima perché avevo paura che mi dicessi di no. Allora dico di sì. Entra. No, esci tu. Ma dovrei cambiarmi. Sistemare i capelli. Voglio offrirti un hamburger. Con sopra chili di cipolline e peperoni rossi. E champagne, ricordi? Che si festeggia? Non dirmi che hai scordato il nostro anniversario. No, che non l'ho scordato. Entra. Dobbiamo chiarirci le idee, Passerotto. Su che cosa? Mi dispiace doverti dire che la mia famiglia non ti stima molto. Li rendi nervosi. Anche lei, signora? No, non del tutto. Tu mi piaci. Quando ero ragazzina, avevo un gattino. Gli davo da mangiare dei passerotti, come te. Controlla la polizia quando entro in Chinatown. Quelli della buon costume? La mia famiglia si fida molto di loro. E lei no? Non mi fido di nessuno, Passerotto. Tienilo sempre presente e forse un giorno potrai diventare un'aquila. Grande, possente falco. Controllerò i poliziotti. E terrò in mente il suo consiglio. Salve, Feng. Due negozianti sono in ritardo con i loro versamenti. Chi? Walter Chu e Frank Wing. Diamogli tempo fino a domani. E se non pagano? Rimprovererli. Tu sai come. Voglio che controlliate i poliziotti che cercano i giocatori. Controllateli attentamente. Voglio essere informato di dove vanno e di che cosa fanno. Vuoi affittare un posto qui? L'ho già fatto. C'è spazio, eh? Sono arrivato in questa città che avevo solamente 17 anni. Avevo un sacchetto pieno di panini e la testa piena di sogni. Non dirmi che volevi fare l'attore. Nei film western. Oklahoma, Marcy. Guardandolo ora tu non ci crederesti, ma una volta era un albergo di lusso, frequentato dalle stelle del cinema. Davvero? Te l'assicuro. Ti credo. Ho fatto la ronda qui. Allora, Dave, perché mi hai portato qui? Mi piaceva fartelo vedere. Lascia stare. Che altro c'è? Ok, McGraw. Pensavo a te. E alla tua reputazione. Quella non ti riguarda, non devo spiegare. D'accordo, calmati, ascolta. Io non voglio criticarti o criticare chi ti ha condannato. Credo che tu sappia bene quello che devi fare. Quanto hai sofferto quando ti hanno distrutto. Dov'è Marcy? Fuori come gruppo. Avvertili che voglio vederli tutti e due. Glielo dirò, sergente. E ti pagano a settimana mettendoli in buste rosse. Sì. Come si fa con i bambini il giorno di Natale.
E chiedono solo che si faccia finta di non vedere niente. Certo, come se ci fosse una nebbia. Hanno usato questa espressione. Una nebbia su Chinatown dalle 9 della sera alle 5 del mattino. Bene. Cosa ne dici? Sono d'accordo. $1,000 per una settimana per lasciarli giocare in pace ed un premio se li salviamo da un'irruzione. Quanti agenti ci sono nel giro? No, non ho saputo altro e ho creduto bene non forzare. Aspettiamo il primo pagamento. Chi consegna le piccole buste rosse? Non lo so ancora. Sei sulla via giusta. Scopri il resto. Ehi, l'accordo era che io dovevo controllare gli uomini della buon costume, non che dovevo risalire tutta la trafila dei pagamenti. Ti lamenti prima di cominciare il tuo lavoro? E poi cosa hai trovato finora? Chiacchiere dell'agente Mansi, che non servono a provare assolutamente niente. Continua la tua inchiesta, Jack. Dici quanti poliziotti prendono tangenti, chi controlla il movimento delle bische e dove. E se c'è qualche rapporto tra i nostri agenti e la morte del boss cinese. Ma io non voglio fare un accidente di niente. Pensa un po' alla tua situazione, McGraw. Pensaci a fondo. Guardati bene. Sei di nuovo un poliziotto. Bruce Willis voleva compagnia per una sera. Ragionevolmente carina. Kim Basinger sperava di non incontrare nessuno. Perché non chiudi il becco? Insieme formavano la coppia più scombussolata mai vista. Parli malissimo! Facciamolo subito, qui in macchina. Ma siamo sulla superstrada. Per il ciclo 7 volte Kim, appuntamento al buio. Martedì alle 20:30 su Rete 4. Ora cos'altro può succedere? Principe! Gustavo, che ore sono? È mezzodì. Ah, il Parma! Possiamo ancora permettercelo? Costa un po' di più, ma rimedieremo. Caro Gustavo, potremmo rinunciare a tutto, ma il Parma, prelibato, dolce, delicato, purché non ti rifilino. Quello senza il marchio. Scusa un attimo, per diventare incaricata di vendita Stenon o consulente di bellezza di Best, telefonaci. Per trovare lavoro ci vuole un attimo. Bravi! E ora come li lavate i colori? Ma sì, oggi c'è Micolor, il nuovo compatto efficace al 100% per lavare a mano e in lavatrice. Ma non così. Un detersivo normale può scolorire i capi. Micolor, grazie alla sua formula con protettore dei colori, vi dà pulito e colori perfetti. Guardate che differenza, colori così brillanti che conquistano anche i più teneri. Micolor, il pulito ritorna, il colore rimane. Nuova Peugeot 405. Una nuova gamma in 20 versioni. Una nuova linea. L'eleganza dei nuovi tessuti. Il nuovo design degli interni. La potenza dei nuovi motori. Nuova Peugeot 405. Equilibrio perfetto. Accomodati, Jack. Siediti. Come va? Oh, ok. Che prendi? Una birra, grazie. No, aspetta, mi prendi in giro. Gli porti uno scotch. Se non sbaglio è la tua bevanda, no? E un altro qui. Io gradirei la birra. Che vuol dire questo fatto della birra? Sei diventato virtuoso? Sono tornato all'azione e questo mi piace. Non voglio riperdere tutto. Non è così per me. A giugno io me ne vado in pensione. Ah, e che farei? Dopo che mi sarò ritirato. Posseggo una decina di ettari. Mi andrò a sdraiare proprio là in mezzo, pensando a voi poveracci che raccogliete mondezza per le strade. Jack, io...
Sì. Senti, è da quando sei con noi che voglio chiedere il tuo aiuto per risolvere una questione. Questa chiacchierata, Jack, non è in forma ufficiale. Il problema? La mia unità. Io non lo so, ma sento che c'è qualcosa. Qualcosa non va come dovrebbe. Spiegati. I ragazzi. In tutti questi anni si era creato un certo affiatamento. Poi, ultimamente, si sono fatti strani. In che modo? Speravo che tu potessi dirmi qualcosa. Tu esci con loro. A dire la verità, Emmett, mi sembrano dei bravi ragazzi. Siamo amici, Jack. Non nascondermi niente. Perché dovrei farlo? Siamo amici, no? Allora posso contare su di te. Bene, guarda chi c'è. C'è tutto il club della buon costume. Posso unirmi a voi? Ehi, Leo, che mangi? A prima vista sembra buono, eh? E di che si tratta? Anatra alle prugne. Buono. La mangerò anch'io. Ti diverti a tenerci in sospeso? L'ho visto. Ha cambiato gusti. Adesso beve solamente birra. È stato freddo. Ho provato a dirgli che ero preoccupato per voi. Ha boccato? No, ha detto solo che siete due buoni poliziotti. Hai sentito, Dave? Ti stai a preoccupare per una chiacchierata all'omicidi. Io mi preoccuperei se il caro McGrew fosse andato alla squadra affari interni. Quello era un guaio. Ma è un guaio. Se non mi sbaglio, c'è una circolare. Ed è riservata a noi capi sezione. Stabilisce che tutti quei casi in cui ci siano degli agenti che possono essere sottoposti ad inchiesta devono essere affidati alla squadra omicidi. Deve essere così. Sapevo che mi avrebbero scoperto. Ci siamo tutti, Dave. Piantala, Leo. Stai zitto un momento. Nessuno ci ha scoperti. Dobbiamo sapere se Jack lavora realmente per la omicidi. E come facciamo? Lo dobbiamo incastrare. Sì, e come? Dobbiamo dirgli qualcosa che lui solo deve sapere. Se la cosa verrà fuori, è lui la spia. Per esempio, che tu devi incontrare il boss dell'organizzazione. Se lui lavora per la omicidi, dovrà riferircelo. E questa sarà la prova. Giusto. E dove li incontrerai? Nello stesso posto dove gli ho parlato oggi, all'hotel. Lì va bene. Se è lui la spia? Lo fermiamo. Dobbiamo fermarlo. Lo credi necessario? Io non direi. Non uno come noi. Un conto è prendere soldi dall'altra parte e un altro è uccidere un fratello poliziotto. Che ne dici? Ok, Emmett. E qual è il tuo parere, Leo? Sei tu il capo. Non sanno come tener fuori il nuovo poliziotto dall'affare. McGrew? Esatto. Lo ritengono un pericolo per loro. Anche nostro. E che cosa pensano di fare? Non ne faranno niente. Non hanno stomaco per l'unica soluzione. Così il problema non si risolverà. Ah, certamente non da solo. E quale sarebbe la tua idea, Passerotto? È per me un onore poterla servire. Ti dispiacerebbe? Non mi piacciono gli omicidi e non mi piace... È il nostro potere che è in gioco. Dimmi se ti sta bene. Un giro veloce per Chinatown, uno spuntino leggero e un posticino tranquillo per riposarci un po'. Faremo tardi? Sicuramente. Sta andando tutto a gonfie vele. E i nostri amici di Chinatown vorrebbero aprire un paio di nuovi locali. Dovrò sentire le loro proposte. Bevendo un tè. È scontato. Loro hanno detto l'orario, le 2 del mattino. E io ho detto il posto. Te lo ricordi? Ci siamo stati insieme. È riservato e neutrale. Vuoi una mano? No, dovrò andarci da solo. Loro lo preferiscono. Oggi tocca a me l'improvvisata. Va bene? E me lo chiedi? Entra.
Stavo per chiamarti. Sul serio? Oh, sì. Sembri un po' stanco. Davvero? Trovi? Beh, forse hai ragione. Volevo infatti stendermi un po'. Devo uscire più tardi. Non pensavo di fermarmi. È una visita così... Oh, no! No, 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 andiamo. Non c'è fretta. Io non devo uscire fino a mezzanotte. È un'azione rischiosa? Oh, niente di speciale. Devo incontrare delle persone. È quando usi quel tono distratto che tu mi nascondi qualcosa. Però era così che mi piacevi. Sentirti vivo. Così pieno di forza. Cos'è che ti ha guarito? Forse... tornare alla strada. Certo, gli appartieni. Accomodati. Il giorno che venni nel tuo ufficio, e quando sono entrato, sì? Tu mi desti un consiglio favoloso. Ma sono stata zitta. Intendevo questo. Io... No! Che stai pensando? Avanti, dimmelo. Mi sono ricordato... della prima casa che abbiamo avuto. Tre locali in uno. Sì. E il letto che non veniva giù. E io ero fresco dall'accademia. Ti ricordi quando uscii di corsa dal bagno urlando che dal water spuntava la testa di un serpente? E io dissi che se aveva la mela era giunto tardi. Per poco non corsi strada mezzanuda. Certo che lo ricordo, anche bene. Come ricordo d'essere corso alla porta del bagno, d'aver guardato e detto: vedi, sciocchina, che non ci sono serpenti. E cosa è successo la mattina? Chi lo scorderà più? Mi stavo radendo e mi guardavo attraverso lo specchio. E poi non credete ai miei occhi. Non ci volevo credere, perché davanti ad un serpente io divento un vigliacco. Ma c'era come? E si contorceva tutto mentre usciva dal water. E allora corsi fuori anch'io urlando: chiama i poliziotti, chiama i poliziotti. Ma il poliziotto sei tu, dicesti. Ma non con il serpente, urlai io: chiama i poliziotti. E quando vennero si seppe che il tizio della porta accanto aveva un piccolo cobra a cui piaceva visitare le fogne. Oh, Jack, che giorni felici. Sbrigati a tornare. Sì, amore. Un'altra cosa. Domani lascerai questa casa. Per andare dove? Indovina. Indovinato. Un'ultima cosa. Lascerò il mio lavoro. Voglio tornare ad essere una moglie. E io il tuo uomo. Se conosco McGraw ci verrà prima. Sì, ci verrà. Ottimista, eh? Sai che ti invidio. Non sei ancora un paranoico come noi. Bene. Penso che dall'alto controlleremo meglio e avremo più vantaggi. Mi sembra una sala mortuaria. Questa battuta te la potevi risparmiare. Perfetto. Se si mostra usate occhi e orecchie, ma lasciate le mani in tasca, chiaro? Abbiamo capito. D'accordo. Bene.
Girati, Maigret. Non sei piccolo per giocare con la pistola. Esci per la porta da cui sei entrato. Perché? Così potrò ucciderti. Allora, ti vuoi muovere? Fermo! Una mossa e ti faccio saltare la testa! Butta la terra! Obbedisci! Non ti muovere, fermo, fermo! No, no! Lasciatemi! Fermo! Muoviti! Porta anche questo e metteteli nell'auto. Hai salvato la vita, Emma. Non doveva essere così. Tutt'altro. Come hai potuto rischiare la carriera? Già, la carriera. Non doveva succedermi all'ultimo momento, eh? Perché l'hai fatto, Emmett? 30 anni di servizio. E mi è capitato alla fine. Cosa? Oh, andiamo, Jack. Quando ho iniziato aprivano le prime bische a Chinatown. Sul libro paga avevano tanti poliziotti. E quanti ce n'erano al distretto? Sapevo tutto. E quando me lo offrirono, io rifiutai. Già, ho visto i miei colleghi arricchirsi e vivere tranquilli. Poi sono arrivato alla fine senza un soldo da parte. Si è presentata questa occasione e io l'ho afferrata. E sai una cosa buffa? Noi tre ne abbiamo presa solo una di quelle sporche buste lì. E così, per questo, ci accuseranno di corruzione. Ok. Dove sono quelli della omicidi? Dovrò chiamarli. Consegnerò loro l'intera banda e la famiglia Choi. E poi ti sarò grato se potrai aiutare Massi e Luna. Ce li ho spinti io. Ci penserò. Perché quella faccia? Ehi, hai fatto un ottimo lavoro. Tu dici? Auto 32, rientriamo. Ci sono straordinari, ragazzi. L'auto 48 chiede assistenza.